Questo video illustra come realizzare un esperimento per mettere in evidenza le differenze tra attrito statico e attrito dinamico mediante un sistema online Science Workshop. Per realizzare l'esperimento avete bisogno di un'interfaccia 500 o superiore, un qualunque sensore di forza Pasco, un oggetto per creare l'attrito e masse. Noi utilizzeremo i componenti del sistema IDS. È ovviamente necessario anche il computer per far girare il software. L'esperienza insegna che l'esperimento viene particolarmente bene se l'attrito è forte. Utilizziamo quindi un tappetino di moquette come fondo. Il principio dell'esperimento è molto semplice. Il blocco per lo studio degli attriti è collegato rigidamente al sensore di forza, nel nostro caso con un anellino di fil di ferro. Il sensore viene tirato dallo sperimentatore con forza crescente fino a vincere l'attrito statico e a muovere il blocco degli attriti. Viene misurato quindi sia l'attrito statico che l'attrito durante il movimento, l'attrito dinamico. Utilizzare i componenti del sistema EDS è comodo per due motivi. È facile calcolare le masse. Il blocco pesa circa 200 grammi e 500 grammi l'uno sia i carrelli che le masse supplementari. Inoltre, il blocco per lo studio degli attriti presenta due superfici diverse, feltro e legno, in due aree diverse, l'una doppia dell'altra. Per ottenere la massima massa possibile, appoggiate sopra il blocco per lo studio degli attriti un carrello rovesciato, su di esso le due masse supplementari e ancora il secondo carrello rovesciato. Avete così una massa complessiva di poco più di 2 kg, che potete ovviamente pesare su una bilancia. Se il filo che collega il sensore al blocco degli attriti non è perfettamente orizzontale, come nel nostro caso, si induce un piccolo errore sistematico che può venire trascurato per i nostri scopi. Per la preparazione hardware dell'esperimento è sufficiente inserire il connettore del sensore di forza nel canale A dell'interfaccia. Per predisporre Science Workshop alla raccolta dei dati, trascinate l'icona che rappresenta i sensori analogici sul canale A e scegliete sensore di forza. Ok. Dalle opzioni di campionamento selezionate 50 raccolte al secondo. Ok. Siete pronti a partire. Prima di cominciare ogni raccolta dati, accertatevi che il filo non sia in tensione e premete il tasto Tara sul fianco del sensore. Per effettuare la raccolta cominciate a raccogliere i dati con Alt R sulla tastiera e poi muovete il sensore. Il filo si tende, tirate sempre più finché si muove la massa. Mantenete una velocità costante di qualche centimetro al secondo per qualche secondo. Fermatevi e Alt punto per terminare la raccolta. Andiamo a vedere i nostri risultati trascinando l'icona grafico su quella del sensore di forza. Massimizzate ed autoscalate il grafico. Il grafico è in negativo in quanto il sensore Pasco interpreta positive le compressioni. Tuttavia risulta evidente da leggere. Nessuna trazione all'inizio, si comincia a tirare sempre più forte, a circa 18 newton e mezzo la massa comincia a muoversi e in un breve transitorio l'attrito raggiunge il regime. Durante tutto il movimento la forza d'attrito dinamico è stata tra i 12 e i 13 newton e poi torna a zero quando la massa si ferma. Dato che stiamo utilizzando una massa di circa 2 kg, vale a dire poco più di 20 newton, e ne sono occorsi 18 per cominciare a vincere l'attrito statico, il coefficiente d'attrito tra le due superfici è vicino all'unità.
Facciamo ora una seconda raccolta. Prima di raccogliere, filo non in tensione, tara, cominciare a raccogliere halter. Questa volta raggiungiamo una velocità di regime più elevata. Ovviamente il movimento dura meno tempo. L'andamento del grafico, una volta scalato, è ovviamente lo stesso di prima. Attrito nullo, cioè forza nulla. La forza aumenta, picco, durante il movimento c'è un valore di regime e torna a zero quando ci si arresta. Confrontare i due grafici. Dalla lista dati che si trova sotto il bottone dell'asse verticale, scegliete di visualizzare anche la raccolta 1. Autoscalate per tenere tutti i dati. Anche se le durate delle due raccolte sono diverse, è evidente che i valori di regime sono molto vicini tra loro. Effettuiamo una terza raccolta ruotando di 90 gradi il blocco per lo studio degli attriti. Così facendo, dimezziamo la superficie senza cambiare il materiale d'attrito. Caricatelo poi come prima. Come sempre, prima di raccogliere, filo non teso, tara, cominciare a raccogliere e poi tirare. Ecco un confronto tra la seconda e la terza raccolta. Non hanno la stessa identica forma, in quanto lo sperimentatore non è perfettamente ripetibile. Tuttavia, che il valore di regime siano vicinissimi e quindi indipendenti dalla superficie, risulta evidente. Volendo ottenere grafici più gradevoli esteticamente, potete utilizzare la funzione calcolatore di Science Workshop per creare una grandezza che sia la forza mediata su un po' di punti. È una tecnica comune per la riduzione del rumore nei dati, chiamata smoothing. Dalla lista funzioni special, scegliete smooth. Al posto di n, cioè il numero dei punti su cui ammorbidire la grandezza, mettete 5, e al posto di x scegliete dalla lista input forza. Date nome a questa grandezza, forza ammorbidita. Non esiste un italiano buono per smoothing. Nome breve, per esempio FA. E ovviamente è espressa sempre in newton perché è sempre una forza. Invio fa accettare al software la nuova grandezza. Adesso, quando chiedete un grafico di forza, questo è l'ultimo, quello della raccolta con metà superficie, potete sostituire la grandezza forza in ordinata, la grandezza forza ammorbidita. Il grafico risulta più gradevole e conserva tutta l'informazione. Se volete dei valori numerici, aprite col tasto sigma la zona di statistiche, riscalate di nuovo e chiedete media di questo tratto, che è quello del movimento a velocità costante. Si ottiene un valore di circa 12 newton. Potete spezzare il grafico e chiedere in un secondo grafico di farvi vedere un'altra raccolta, per esempio la seconda, spegnendo la terza, e anche qui chiedere la media di questa zona. 12,6, un valore in buon accordo. Lasciamo a voi il provare superfici di attrito diverse, per esempio utilizzando la faccia in legno del blocco per lo studio degli attriti, oppure il provare con masse diverse, posizionando un carrello in meno, oppure aggiungendo massa ulteriore, a vostra scelta. Potete utilizzare questo metodo anche per determinare il coefficiente d'attrito tra i vari materiali. Nel valutare i risultati numerici, tuttavia, tenete ben presente che con apparati di questo tipo un errore tra il 7 e il 10% è ancora accettabile. È infatti molto difficile
avere dei materiali con una superficie con attrito perfettamente omogeneo, anche se la moquette vi si avvicina abbastanza se la superficie di contatto è ragionevolmente grande. Sconsigliamo di effettuare l'esperimento su un tavolo di formica lucida. L'attrito è basso e il rumore dell'esperimento di conseguenza risulta molto più elevato. In questo grafico vedete una raccolta effettuata sul tavolo liscio contro una di quelle di prima effettuate sulla moquette. È molto più difficile qui vedere la differenza tra attrito statico e attrito dinamico. Per qualsiasi informazione contattateci. I nostri servizi tecnici e commerciali sono a vostra disposizione.